Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono super emozionatissima perché in questo video andiamo a realizzare il primo progetto fai da te dedicato al Natale. Io sono davvero super super felice e come primo progetto ho pensato di realizzarne uno semplice, davvero adatto a tutti quanti. E per farlo ho pensato di utilizzare un kit già pronto. Questo qui è una calza natalizia con il disegnino di un pupazzino di neve e una decorazione in tartan sulla parte superiore della calza. E questo kit qui lo potete trovare sul sito di Everyday Deals. Questo è uno dei siti più carini e più creativi che ho visto nell'ultimo periodo. All'interno si possono trovare davvero tantissimi, tantissimi kit di ogni genere. Ci sono kit con la pittura diamanti, kit con la pittura numeri, kit per il fai da te di vario tipo, kit per il ricamo, kit per il punto croce. Ci sono progettini per realizzare quaderni, segnalibri, scatoline, borsette, portachiavi, insomma un sacco di cose. Ci sono anche kit creati per realizzare appunto decorazioni per le varie festività che non sono solo Natale, ma anche magari Halloween o biglietti d'auguri. Insomma, un sacco di cose. Ci sono anche kit per realizzare piccole decorazioni per la casa. Sì, insomma, il sito contiene davvero un sacco di prodotti. E un'altra cosa bella di questo sito è che i kit sono semplici, divertenti, adatti a tutti, a tutte le età. E in più questa volta ho un codice sconto che è davvero speciale perché oltre ad essere uno sconto del 10% su qualsiasi prodotto del sito, lo potete anche utilizzare da subito e quando volete perché non ha una data di scadenza. Quindi quello che vi posso consigliare è di andare assolutamente a vederlo perché io sono sicura che troverete qualcosa che vi piace. Ora però iniziamo il nostro progettino fai da te. Andiamo come prima cosa ad aprire il kit, vediamo che cosa contiene. Allora, ovviamente come prima cosa il kit contiene la calzina di Natale con la decorazione, il disegnino da realizzare, e in questo caso è un progettino con pittura diamanti, quindi andremo a incollare su questo disegnino qua tutti i diamantini colorati. All'interno del kit troviamo anche ovviamente tutto il set contenente tutte le varie perline di tutti i colori che ci serviranno, insomma, per realizzare questo progettino qui, più tre bustine di perline speciali che sono un po' diverse perché sono un po' più grandi rispetto alle precedenti. Qualcuno ha voglia di coccole oggi? No, aia. E sempre all'interno del kit troviamo anche gli strumenti, quindi c'è la pennina con la cera per poter prendere i diamantini ed incollarli sul disegno. C'è il vassoietto che oltre a contenere i diamantini li raddrizza anche. E poi ci sono tutte le bustine con l'apertura apri e chiudi per poter tenere insomma tutti i diamantini che avanzano. Io direi di cominciare. Vi lascio come sempre giù nell'info box il link del sito, il codice sconto con tutte le informazioni e anche il link del kit che andiamo ad utilizzare oggi. Comincio riempiendo la mia pennina con la cera. Come colore invece ho pensato di cominciare dall'alto, quindi dal nero. Nel disegno mi segna che il colore nero equivale al numero 4, quindi prendo la mia bustina con il numero 4. Ne verso un po' nel vassoietto e se già avete provato a fare i quadri a pittura diamante sapete che andando a sgorlare il vassoietto le perline si raddrizzano in modo da facilitare poi la raccolta delle perline. Rimuovo la pellicola protettiva, io di solito ne rimuovo un po' alla volta per evitare che si riempia di peli e di polvere. E ora una perlina alla volta la applico nella parte del mio disegno con il numero equivalente
alla bustina che ho aperto, quindi il nero che equivale al numero 4. Dunque, ho finito il cappello, ho applicato tutti i diamantini neri e ne ho aggiunti anche due sugli occhi. Quindi richiudiamo un attimo e dal momento che ho finito di utilizzare i miei diamantini neri, quello che faccio adesso è chiuderli all'interno di un sacchettino con la chiusura ermetica, in modo da evitare che possano perdersi, dato che questo sacchettino invece non ha una chiusura, quindi li verso tutti qua dentro. E ora utilizzo un'etichetta adesiva per riscrivermi il codice che c'era sulla bustina, dal momento che comunque potrebbe tornarmi utile. E lo applico sul suo sacchettino. Adesso posso tenerlo da conto senza rischiare di perdere nulla e passo al colore successivo. E questa volta ho pensato di realizzare le parti in verde, sempre continuando insomma dall'alto verso il basso. E anche qui vado a riempire tutte le caselline con il numero 3. Riempio adesso il numero 2 che corrisponde ad un rosso super luminoso e soprattutto super natalizio. Questo è il numero 8 ed è un azzurro. Passo ad applicare l'arancione sul naso e sulla bocca. Completo il pacco regalo con il giallo. Ora con il bianco, che è anche madreperla, realizzo tutti i bordi dell'immagine. Completo tutta la sagoma del pupazzo utilizzando questi brillantini bianchi dai riflessi argento, proprio simili alla neve, e lo riempio completamente.
Ed infine utilizzo queste perline speciali per i dettagli. Queste due perline grandi rosa per realizzare le guance, queste gialle per il fiocco del pacco regalo, la medaglietta e un'altra decorazione che è qui sotto, ed infine quelle rosse per le palline dell'agrifoglio. Come tocco finale, però, voglio proteggerlo per evitare che il pupazzo di neve con il tempo perda tutti i suoi diamantini e quindi vado a ricoprirlo con un po' di colla vinilica diluita. Cerco ovviamente di rimanere all'interno dei bordi il più possibile. E niente, questo è il progetto finito. A me è piaciuto davvero tantissimo realizzarlo, è stato molto divertente, rilassante. I materiali sono di buona qualità, la colla funziona bene e i diamantini sono super brillanti. Quindi sì, direi che come kit è super approvato. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Aspetto di leggere tutti i commenti sotto al video. Vi ricordo che giù nell'info box trovate sia il link del kit che quello del sito, che è il codice sconto, che è uno dei codici sconti migliori che ho mai potuto darvi. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, con questo è tutto, io vi aspetto tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!